Esatto, a pochissimi giorni dalla sfida più importante della tua carriera calcistica, almeno attualmente, questa semifinale della Milanura, specificiamo, giusto? La semifinale era lo Sporting Novicella qui in casa, dove avevi due risultati però nell'arco dei 120 minuti. Ecco, facciamo un passo indietro e andiamo a parlare con gli Spagna, l'ultima di campionato, non c'è stata la dodicesima vittoria consecutiva che comunque voleva consentire di arrivare ai secondi. Ecco, se ci vuoi raccontare un po' come è andato questo 0-0. Mister di Spagna, che lui della partita aveva pronunciato, sono una gara di candy goal, è stato un po' meno scendere, ecco, non so un pochettino come era andata la gara, se senti un pochettino di luce da questo pareggio, da questo locale secondo posto. No, vabbè, di luce no, perché comunque è stata una partita bella, emozionante, forse lo 0-0 non rispecchia la partita, no per il pareggio, ma per i gol che non ci sono stati, perché abbiamo giocato a viso aperto entrambe le spalle, non ci siamo né chiusi né loro né noi, fino all'ultimo secondo la partita era sempre in bilica, quindi è stata una partita veramente bella e chi se l'è vista ha detto che comunque è stata una partita emozionante, quindi sono contento per questo. Poi per quanto riguarda la dodicesima vittoria che non è arrivata, noi non giochiamo non abbiamo giocato per trovare la dodicesima vittoria, ma perché importante per noi vincere per arrivare al secondo posto, quindi giocare in casa direttamente in finale. Ecco, c'è invece questa semifinale con Domicelli, la semifinale, una partita che comunque mi proietta su due risultati, nel senso che la Cordesi in caso di pareggio sarà supplementari e poi in caso di pareggio ancora non ci sarà di rigore, ma siete voi a sfidare di Spagna. Una squadra come la tua che è abituata ad attaccare e fare il gioco, non dovrà proprio pensare al fatto di avere due risultati su tre. No. Perché comunque il pareggio è nei 120 minuti, è difficile da ottenere e gestire in queste categorie, non siamo ad alti livelli, quindi chi riesce a gestire la palla in una maniera diciamo super, ma la difficoltà ce l'abbiamo noi come ce l'hanno loro a gestire, perché la qualità non è altissima, magari siamo in seconda categoria, però noi non ci curiamo sui risultati, anzi non staremo a guardare, ci giocheremo la partita anche perché a me piace vincere giocando, no? Vincere mettendoci in vita. L'obiettivo è più per una volta? Sì, l'obiettivo è questo, poi sicuramente sappiamo la difficoltà della partita, il Domicella dalla prima partita di campionato, lo sto dicendo che comunque è una squadra veramente buona, un ottimo organico, quindi credo che ci daranno fino da torcere. Ecco, che avversario del Domicella, come già ce ne stai parlando, e soprattutto dal punto di vista fisico e mentale come ci arriva la persona? Noi siamo in una buona fase, cioè stiamo bene sia fisicamente sia mentalmente, perché comunque veniamo da buoni risultati. Il Domicella fa paura perché ha dei giocatori con carattere molto rognoso che hanno fatto queste categorie, hanno fatto queste partite, quindi diciamo che riescono a gestire la tensione, la condizione di queste partite importanti, perché queste ricordiamo non è il campionato, ma sono partite secche, quindi prevalgono altre situazioni, non solo la qualità, ma anche la tensione, la gestione della condizione nei 90 minuti, è una bella partita che sicuramente dovremo guardare. Ecco, tu appena ai tifosi di accorrere in massa al condominio di Luziano, sei proprio che invece vediamo una squadra di quartiere, però è molto simpatico, quindi il Milano, importante comunque l'apporto del pubblico. Io credo e spero che verranno numerosi sostenitori, perché comunque il nostro progetto, come abbiamo detto, è un progetto pulito, leale, fatto di ragazzi, di amici, abbiamo credo un grandissimo gruppo e questo sicuramente porterà tanta gente allo stadio qui al comunale di Pomiziano. Come si dice, in queste partite serve il dodicesimo in campo veramente, quindi spero che amici, parenti e tifosi verranno a sostenerci. Ok, quindi ti ringraziamo, un programma di guida a tutti i tifosi, tutti che passano di calcio, il resto gratuito sabato alle 16:30, stadio comunale di Pomiziano, questa semifinale del Pomiziano Sporting Pomiziano, con la speranza di trovarci lo stesso. Sì, grazie.